Allora, siamo fuori dalle cancelli della FBM Hudson, azienda di Terno d'Isola, e siamo al presidio dichiarato a sostegno dello sciopero di 2 ore per il licenziamento intimato a un lavoratore nonché delegato della FIOM, Grassa Antonino. Una vicenda che sconcerta perché il lavoratore è stato licenziato a fronte di una contestazione, ancorché tutta da dimostrare la gravità e la ricostruzione dei fatti, in cui a un saldatore provetto, perché questo è Grassa Antonino, dal 92 dipendente dalla FBM, un lavoratore da una carriera in tonsa e soprattutto era prossimo addirittura a diventare anche un caporeparto, il lavoratore è colui che ha formato tutti gli altri saldatori. E 2 settimane fa, a fronte di un'ispezione, durante una saldatura, una delle tante ispezioni per le quali è stata comunque riconosciuta la certificazione, l'azienda ritiene che non sia stata fatta una saldatura a regola d'arte, così viene detta. La vicenda lascia sconcertati, ma davvero con presagi all'orizzonte che lasciano senza parole perché addirittura il licenziamento, è stato combinato un licenziamento a fronte di una sospensione cautelare. Il lavoratore il venerdì 23 marzo, appunto, procede a questa saldatura, non viene detto nulla, il 26 viene sospeso, non viene fatto entrare nei reparti, alla fine del turno gli viene consegnata una lettera di sospensione e dopodiché a seguito anche della risposta, delle giustificazioni così prevede la procedura. Lo schiaffo in pieno volto del lavoratore, del delegato FIOM, ma della dignità umana, per cui ad un lavoratore viene dichiarato che questa scelta di aziendale, ripeto, tutto ancora da dimostrare, si è tradotta in un licenziamento. Capite bene che dal punto di vista non solo lavorativo, perché se nel 2018 le aziende, al di là di mettersi le etichette del 4.0 o di aziende che guardano l'orizzonte, siamo da una vicenda degli anni 50 dove si decide il destino di un uomo semplicemente senza dare nessun tipo di spiegazione. Ovviamente abbiamo già dato mandato ai nostri legali, ma noi riteniamo, e la dimostrazione di oggi, con la partecipazione dei colleghi che sono usciti ovviamente a sostenere queste nostre scelte, quello che di richiedere il reintegro, perché sarebbe davvero una pagina, ancorché triste, preoccupante, davvero da inquietudine, nonostante, anche perché è un'azienda associata a Confindustria, quindi capire anche la posizione di Confindustria Bergamo rispetto ad una scelta, perché al di là che la vicenda prenderà pieghe dal punto di vista legale, riteniamo che sia inammissibile che passi un messaggio per cui un'azienda decida da oggi al domani dalla tua vita lavorativa. Ripeto, pesa la sproporzione, perché a me sono concesso che tutto quello che l'azienda o parte che l'azienda possa ritenere non a regola d'arte non può non pesare la carriera lavorativa dal 92 ad oggi e ripeto, un lavoratore a cui era stato chiesto di diventare anche caporeparto, capo della saldature, ma ripeto, è stato lui colui che ha insegnato agli altri saldatori e dall'oggi a domani si vede messo fuori con tutto ciò che questo poi dal punto di vista emotivo. Ed è chiaro che è un segnale che ci preoccupa rispetto alla situazione dell'oggi. Confidiamo, sarà l'inizio, solo l'inizio per noi di tutto quello che metteremo in campo, confidando che l'azienda ovviamente venga a miti consigli e si renda conto di aver davvero sbagliato in spregio alle normali fondamenti sia del contratto che della normativa e tutto quello che può essere annoverabile come rapporto di lavoro.